seguendo il lavoro di mio padre, abbiamo vissuto prima, diciamo, a Roma e poi ho vissuto a Genova con la mia famiglia fino a circa 23-24 anni. Ed è in quel periodo che poi mia madre mi chiese se potevo seguire un po' il lavoro di questa azienda, che nel frattempo era andata ingrandendosi, perché da un'azienda strutturata a mezzadria stava diventando un'azienda a conduzione diretta. E io accettai un po' irresponsabilmente, diciamo, ma in una maniera non troppo impegnata, cioè nel senso che noi questi terreni, questa agricoltura provenivano dalla famiglia di mia madre, che è una famiglia insediata qua da tantissimo tempo, una famiglia antica che ha avuto molti terreni, molte superfici in questa zona. Piano piano mi sono reso conto e sono arrivato a farmi un'idea di che cosa sia buona agricoltura, che purtroppo spesso non coincide con le concezioni moderne dell'agricoltura. L'attenzione verso il suolo, verso la vita del suolo, verso le esigenze del suolo, che non è un substrato inerte, un po' come la più spinta delle mentalità, non in qualche modo voluto ridurre il terreno, no? Ma è una vita ricchissima che andrebbe capita, esplorata, accudita, penetrata quasi. In fin dei conti è un esercizio anche un po' innaturale, perché noi pensare di essere con la testa nel suolo è una cosa abbastanza innaturale. Eppure l'agricoltore deve fare questo e diventa una cosa affascinante il prospettarselo. Arrivare a produrre i vini cosiddetti naturali è stata una cosa conseguente alla criticità assunta in campagna rispetto alle pratiche convenzionali, insomma, è un po' conseguenziale, penso che lo sia un po' per tutti i produttori, nel momento in cui si crea e si accresce una sensibilità del lavoro in campagna, non puoi poi interrompere questo lavoro in cantina. Purtroppo gli impedimenti a questi, io lo vedo in questo modo a sto punto, gli impedimenti a lavorare in questa maniera arrivano innanzitutto da un clima un po' di spavento che assiste gli agricoltori, cioè le avversità, le incognite in agricoltura sono all'ordine del giorno, però questa non è una buona ragione per vivere da spaventati. Ci sono le avversità, però bisogna imparare a confrontarsi con loro, che fa parte della vita, insomma. Vino è per definizione il prodotto della trasformazione del mosto in vino, e questo si può fare, nella mia esperienza, senza l'uso della chimica. Nel caso mio particolare l'eccezione riguarda soltanto l'anidride solforosa, che è la questione fondamentale dibattuta nei vini naturali, dove chi ne usa di più, chi ne usa di meno, chi non la usa del tutto. Bisogna ricordare che l'anidride solforosa si produce naturalmente nel vino. Noi possiamo aggiungerne un po' perché pensiamo che sia una scelta giusta. Ho molto rispetto e interesse per chi non li usa, però ci si mette di fronte a dei risultati che poi vanno visti criticamente. Sono tutte cose che secondo me vanno approfondite nel tempo, io non penso di avere una ricetta in questo senso, solo la mia convinzione che al momento usare modestissime dosi, che da un punto di vista dell'accademia enologica verrebbero considerate assolutamente insufficienti, molto al di sotto di quelli che sono i parametri del vino biologico, diciamo all'ordine della metà, nella mia esperienza sono sufficienti a preservare il vino da delle precoci ossidazioni. Il mio ideale è intervenire il meno possibile, toccarlo il meno possibile. Se la ricchezza non c'è, non si può inventare in cantina. La cucina ligure trova assolutamente nei vini sia rossi che bianchi, direi, proprio questo incontro felice, perché è una cucina delicata che incontra vini delicati, insomma.
Il vermentino in particolare ha questa morbidezza sua, non un'acidità spiccata, la freschezza la deve a questa ricchezza di sali minerali, no? Per cui non ha limitazioni in genere sugli accostamenti, appunto sei primi, secondi, delle volte anche con i dolci, perché non contrasta, non ha elementi così marcati da rendere difficili certi accostamenti. Quando abbiamo iniziato l'imbottigliamento abbiamo fatto un'etichetta molto anonima, con scritte le cose così. E poi, se non ricordo male, proprio dalla seconda vendemmia, cioè, sembrava di dover fare qualche cosa di un po' migliore, insomma. E stavo pensando a questa etichetta e mi venne in mente il fatto che durante quella vendemmia mia figlia, che aveva 7 anni, ha fatto un disegnino sulle botti di legno, disegnando più volte un uccellino che beveva. E tal quale è andato sull'etichetta, insomma.